Salve a tutti ragazzi, ecco uno dei miei video automobilistici, non lungo, ma facciamo il punto della situazione perché è un po' che non ci sentiamo. Allora, punto primo, abbiamo lavorato molto questo periodo con Valeria Vecchione. Valeria Vecchione e io abbiamo preparato un esposto che lunedì o martedì, ora vediamo, perché stiamo ci dando gli ultimi ritocchi, in particolare ci danno una mano alcuni legali, perché ovviamente ci sono degli aspetti legali da tenere, di cui dobbiamo tenere conto, anche perché nell'esposto facciamo nomi e cognomi, non è un esposto 100% neutro, anche se è un esposto, non è un atto di accusa formale, ok? Quindi i contenuti dell'esposto li abbiamo già detti più volte, voi ormai li conoscete, abbiamo ripreso tutta una serie di concetti che sia io che Valeria abbiamo nel tempo elaborato e io vi ho, come dire, illustrato più volte nei miei video. Quindi l'esposto sapete benissimo che tratta dei fatti dell'82, che per il sottoscritto, ma questo abbiamo condiviso anche con Valeria, è una sequenza di eventi decisiva per interpretare e capire un attimino, diciamo, per avere la comprensione, una chiave fondamentale per comprendere la vicenda del mostro. Ok? Quindi abbiamo sostanzialmente messo nero su bianco in forma di esposto e manderemo, come dicevo, penso lunedì alla Procura di Firenze, ovviamente per competenza, diciamo. Quindi qui non vi sto molto a ripetere, sono soddisfatto di come l'abbiamo fatto, ci sono degli allegati che secondo me sono importanti, anche più dell'esposto, ci sono foto dei reperti, in particolare del fondello dei bossoli ritrovati nel 1982, che sono stati comunemente detti bossoli del 68. C'è appunto si fa riferimento al testo della perizia Zuntini che descrive il fondello dei bossoli da lui esaminati, ci sono delle difformità che noi mettiamo in luce, si può discutere, ma come dire, si deve anche tenere presente, come abbiamo sempre detto, che queste difformità si sposano poi con altre situazioni anomale, per esempio che si è omesso il confronto, è pressoché inspiegabile, con la perizia Zuntini del 68, e non solo, si sarebbe dovuto, anche per alcune incertezze anche lessicali che abbiamo nella perizia Zuntini del 68, si sarebbe dovuto coinvolgere l'Innocenzo Zuntini, che nell'82 era ancora operativo. È molto anomalo che un perito come Spampinato abbia fatto quello che ha fatto, cioè abbia semplicemente omesso una descrizione puntuale sulla base di documenti dei reperti a lui consegnati nell'82, affinché fossero confrontati con reperti di altra scena, sicuramente altra scena del crimine, sicuramente del mostro di Firenze, ok, ma non abbia detto niente circa la effettiva provenienza. Però sappiamo anche chi era Spampinato, no? Spampinato è un perito balistico sulla cui professionalità non ci possono essere dubbi, sulla cui indipendenza sì, perché è l'uomo che ha dato, come dire, così si legge nella sentenza ordinanza Italicus bis del 94, è l'uomo che, come dire, è stato rinviato a giudizio con Mannucci Benincasa perché su istigazione di Mannucci Benincasa ha consegnato gli esiti della perizia balistica sull'esplosivo utilizzato per la strage di Bologna, ragazzi, no popcorn, l'ha consegnato prima, questi esiti li ha consegnati prima a Federico Mannucci Benincasa e poi ai magistrati inquirenti che l'avevano incaricato ufficialmente, eh? Quindi un fatto piuttosto clamoroso. E quindi ecco, sull'indipendenza di Spampinato occorre avere dubbi, anche questo noi lo citiamo nel nostro esposto.
no? Così come, cioè, così come citiamo il ruolo di dell'amico, che è lui che va con il suo sottoposto Fiori a portare il caso di Signa nel corso dell'indagine sul mostro di Firenze. Poi tutte le chiacchiere, se ne è ricordato quello, quell'altro, la lettera anonima, tutte robe, diciamo, assolutamente non confermate, non provate da niente, e poi in contraddizione fra loro. Prima hanno detto la lettera anonima, poi hanno detto del ricordo di Fiori, poi l'appello al cittadino amico. Quindi sostanzialmente questo è stato tutto oggetto, in maniera articolata, del nostro esposto che lunedì depositeremo presso la competente Repubblica, dopo l'ultima levigatura e rilettura che ci stiamo dando proprio ora, supportati anche da legali, perché ovviamente, come dire, non stiamo dicendo fatti banali, diciamo così. Bene, scusate, c'ho una ciste grossa che mi devono levare lunedì sera, quindi non è un bello spettacolo, ma mi è scoppiata all'improvviso. Sarà qualche malocchio di qualcuno, dico io. Pazienza. E cosa volevo dire? Bene, quindi questo qui è, abbiamo lavorato molto a questo, e quindi ho dedicato a questo lavoro, come dire, che è appunto un lavoro abbastanza articolato, con allegati, io e Valerio siamo impegnati molto. Quindi poi ora torneremo un po' sui social, in particolare su YouTube, io in particolare, per andare avanti questo discorso dell'82, e gli ultimi video si intitoleranno Gli assassini delle coppie. Che è successo in questo periodo? Soliti video, commenti vari sul gruppone, su altri forum. Cito questo: allora, Marco Fiero se ne è uscito con una serie di schiaffi alla mostrologia. Per quanto mi riguarda, ha detto una serie di stupidaggini, ma ne dico quella principale. È quando mi dice che io sono dietrologo, ok? Sarei un dietrologo, perché come? Si ritrovano dei reperti balistici in un fascicolo, che è quello del Mele, perché fare il confronto con la perizia Zontini? È chiaro, lui dice, si deve fare il confronto con altri reperti balistici di un'altra scena del crimine, del mostro, eh? Perché se fai il confronto con Zontini, dice, sostiene il nostro amico Aufiero, se fai il confronto con la pezza balistica Zuntini che era in atti, fai il confronto con se stesso, no? Cioè con quei reperti li confronti con se stessi, perché è chiaro che quelli sono del 68. Io, caro Aufiero, di ai tuoi burattinai, ai tuoi suggeritori, perché loro, attenzione, tu ci hai creduto, ma loro, quelli che, da cui vai per essere imbeccato, digli, e loro invece lo sanno che stanno a dire una cazzata, eh? E lo fanno per depistare questi strani signori che non conosco, non so chi siano, ok? Digli che sono dei depistatori, lo manda a dire Carlo Palermo. Perché sono dei depistatori? Perché come si fa a dire una cazzata del genere? Secondo loro, diglielo, Aufiero, ma secondo loro è una prova che dei reperti balistici trovati attaccati o in un fascicolo, che tra l'altro non dovevano neanche essere lì, perché sono corpo del reato, e diglielo, i corpi del reato non si trovano nei fascicoli processuali, ma comunque, mettiamoci, ne siamo dimenticati, ma basta quello? Basta la presenza nel fascicolo, tra l'altro trovato 14 anni dopo i fatti, 10 anni dalla sentenza passata in giudicato avverso al Mele. Basta quello per dire sono i reperti provenienti dalla scena del crimine del mostro? Lo sanno i tuoi amici, anzi i tuoi burattinai, cosa vuol dire filiera di conservazione del corpo del reato? Lo sanno che lo sapete, loro lo sanno, tu magari no, ma un corpo del reato deve avere una documentazione dietro. Non c'è? Non ci sono foto allegate? Non c'è nessuna foto? Quando hanno trovato il fascicolo, materiale fotografico zero. Le foto che oggi ci sono, foto
come citano anche per esempio Arcese e Iadevito, ma anche altri, foto dei reperti del 68. No, quelle sono foto dei reperti trovate nell'82 a Firenze. Non esiste una foto anteriore a luglio 82. Sono tutte del luglio 82 o seguenti. Non c'è una foto, non esiste una foto dei reperti balistici esaminati dallo Zuntini nel 68 anteriore a luglio 82. Quindi questo quadro cosa implica? Che, e l'avrebbe dovuto rimarcare il perito, che avrebbe dovuto lui chiedere la perizia a Zuntini, ufficialmente richiederla e coinvolgere anche lo Zuntini per via di alcune incertezze lessicali che abbiamo nella perizia Zuntini del 68. Niente di tutto ciò si è fatto, però sappiamo che Spampinato è bravo, Spampinato è persona sicuramente preparata, penso sia morto, e non lo so questo, e però se non è morto è molto vecchio, quindi non credo che ci possa aiutare più di tanto, però sulla sua professionalità non ci sono dubbi, è perito, ci ripeto, fu incaricato per l'indagine esplosivista sulla strage di Bologna, quindi non è che parliamo di... Però Spampinato, guarda caso, obbedisce a Mannucci Benincasa, è l'uomo delle perizie decisive dell'indagine del mostro di Firenze. Lo troviamo 10 anni dopo impegnato nella nota perizia sulla cartuccia ritrovata nell'orto del Pacciani, sulla quale oggi abbiamo più di un dubbio. Vedasi perizia balistica di Paride Minervini, più recente, diciamo. Quindi Spampinato è bravo, ma sulla sua indipendenza c'è da mettersi una mano da qualche parte, perché non lo sai. Risponde a qualcun altro, e sappiamo chi è, a Federico Mannucci Benincasa, così come il dell'amico. E dell'amico è lui che porta il caso Signa con il suo sottoposto Fiori nel corso dell'indagine sul mostro di Firenze. E chi? Abbiamo detto questo nell'esposto. Attenzione, senza quei reperti balistici, la pista sarda non poteva essere mai aperta. Lasciate stavo Fiero che dice che è per la macchina del Vinci, mi metto a ridere, la macchina del Vinci. La pista sarda si poteva aprire con un colpevole accertato da sentenza definitiva passata in giudicato solamente con questa situazione che si è verificata, cioè si sono trovati reperti balistici asseritamente, solo asseritamente, in mancanza di qualsiasi documentazione o materiale fotografico che potesse comprovare questo, asseritamente provenienti dalla scena del crimine di Castelletti di Signa. Ok? Questi reperti balistici sono risultati esplosi con certezza dalla pistola che stava uccidendo, o dall'arma che stava uccidendo le coppie attorno a Firenze. Così si è aperta la pista sarda, se no non si poteva aprire. E allora qual è la situazione che si è creata? Quello che ha detto la Della Monica il 20 agosto. Chi ha aperto quello? Chi ha spinto i magistrati inquirenti, in particolare uno, cioè il giudice istruttore Vincenzo Tricomi, ad andare in cerca del fascicolo processuale Melesin? Sapeva esattamente cosa si sarebbe trovato in quel fascicolo. La Della Monica pensa che questo qualcuno sia un estensore di una lettera anonima. In realtà lo sappiamo noi chi è, non c'è nessun estensore di lettera anonima, ma è dell'amico e Fiori, nella prima quindicina di luglio del 1982. Sono loro che vanno da Tricomi e per la prima volta citano Castelletti di Signa o Signa. Prima né Tricomi né Izzo né Della Monica neanche sapevano dell'esistenza di questo caso. È chiaro che chi va lì sa già, non è che gli dice vai in cerca del fascicolo per caso, tant'è che gli inventano balle perché devono coprire la mano che lancia il sasso, no? E gli dicono che c'era una lettera anonima. Poi gli diranno che è la memoria di Fiori parlando con un collega, E intanto avevano fatto un appello al cittadino amico, seconda cazzata di Aofiero. Quindi
prima minchiata è: su suggerimento sbagliato dei suoi suggeritori, a Ofiero io sarò, ma sì, ma chiamami pure Pallegoni, Pallego, quello sei fortissimo a chiamarmi così, io non mi offendo, però i tuoi amici depistatori, gli devi dire che non dicano cazzate. Dovevi farlo il confronto con la perizia balistica Zottini, perché non c'è uno straccio che ti dica che quei reperti balistici non ci siano stati messi successivamente nel fascicolo. È normale, chiunque l'avrebbe fatto e chiunque avrebbe coinvolto Zottini in presenza di incertezze, come dicevo, nella perizia Zottini. Niente di tutto ciò è stato fatto. E quindi è chiaro poi che quando vai a vedere, quando vedi che Zottini descrive in maniera non irriconciliabilmente diversa i segni sui fondelli dei bossoli da lui esaminati nel 68, dai segni delle stesse parti d'arma che troviamo sui fondelli di qualsiasi bossolo esploso dalla pistola del mostro, allora ti dici, vabbè, può darsi che Zuntini ha detto una cazzata, però qui ci sono altri fatti. C'è che nell'82 non è stato fatto niente, non è stata detta una parola sulla perizia Zuntini del 68, in atti non c'è nulla, è stata allegramente bypassata questa perizia Zuntini, ok? C'è che non c'è uno straccio di niente, non un documento, non una carta, non una foto che comprovasse che questi reperti provenissero dalla scena del crimine di Castelletti. Metti tutto insieme queste cose, ecco che abbiamo materiale per l'esposto. E così abbiamo fatto. Ok? Quindi abbiamo lavorato molto su questo. Ci sono foto, dicevo, documentazione allegata. Abbiamo per esempio allegato, questo è interessante, la documentazione, la descrizione che fa dei segni lasciati dall'arma sul fondello dei bossoli del 74, lo stesso Zuntini. Oh, Zuntini, che dell'unghiata dell'espulsore, visibile a occhio nudo, a ore 21, posizionando il segno l'unghiata più grossa del percussore, il segno del percussore a ore 00, scusate che sto guidando in condizioni non buone. Se posizioniamo il segno del percussore a ore 00, il segno dell'espulsore di una calibro 22 di quel tipo va tra le ore 20 e le ore 21. Quello del mostro è visibile, l'unghiata visibilissima, a ore 21 circa. Ok? Bene, lo Zuntini che non cita una parola di sto graffio, dice semplicemente che il segno dell'espulsore, che in realtà quando lasciato dall'arma del mostro è visibile a occhio nudo, lui lo descrive come quasi irrilevabile. Non è che dice che era ore 20, qui mi spiace dover correggere Enrico Manieri, del quale ho massima stima, però qui si sbaglia. Lui dice in genere il segno, di norma, il segno dell'espulsore è a ore 20 in un'arma di quel tipo. Evidentemente conosce un manuale, lo sa meglio di me Enrico che l'ha anche citato, no? E probabilmente nella maggior parte dei casi è lì il segno dell'espulsore, no? Poi lui non lo sta dicendo per i bossoli che ha davanti, lui lo dice di norma, di norma. In realtà dice che il segno dell'espulsore non lo dice bene dov'è sui bossoli del 68, dice solo che è quasi irrilevabile. Andatevi a prendere la perizia Zuntini del 74, descrive con precisione l'unghiata dell'arma del mostro lasciata dall'espulsore, visibile a occhio nudo, dove? A ore 21 del fondello del bossolo, posizionando il segno del percussore a ore 00, ok? E inoltre dice anche che nel 68, che è quasi irrilevabile il segno dell'estrattore, che è sul righello del fondo del bossolo,
E invece, diciamo, sicuramente qualsiasi perito che ha descritto anche questo segno non lo descrive così, e non sarà visibilissimo come quello dell'espulsore, ma un qualsiasi perito che utilizzi degli strumenti ottici, non occorre il microscopio. Alcuni dicono che c'aveva anche Zuntini nel 68, peraltro, però non vado ora ad approfondire questi dettagli. È che nessun perito, compreso Zuntini nel 74, descrive in questa maniera questi segni. Solo Zuntini nel 68 li descrive così. E quindi allora, ok, quando accoppi questo al fatto che si è omesso di fare il confronto con la perizia Zuntini del 68, necessario al contrario di quello che i suggeritori di Aufiero, in totale malafede ovviamente, dicono, questi strani suggeritori, il nuovo Aufiero, i suggeritori, ok? Questi depistano, perché è falso quello che dicono. È ovvio che in una situazione di quel tipo si doveva per forza di cose fare la comparazione con i documenti in atto, e i documenti erano la catalogazione che aveva fatto Zuntini nel 68, a cui i reperti balistici corrispondono in effetti, quelli trovati nel 82, e grazie al CA è chiaro che corrispondono, ti ha aiutato quello, no? Quella catalogazione ha aiutato chi ha fatto il depistaggio a procurarsi esattamente i reperti, che erano, diciamo, palle e bossoli, che servivano per replicare quella catalogazione. Quella ha aiutato il depistatore, non è quindi prova che non c'è depistaggio. Qui gente come l'amico Olla si sbaglia se dice no, ma c'era pure la catalogazione, cioè quella ha aiutato, no? È la bussola che ha consentito di prendere i reperti che servivano e metterli, come dire, in maniera coerente con quella catalogazione. Invece quella che ti metteva più in crisi era la perizia balistica del 68, perché c'era questa difformità. Che dovevi fare? Dovevi dire: come mai c'è questa difformità? Chiamiamo Zuntini. Normale, no? Niente, tutto. Che hanno fatto lì? Come se niente fosse. Perizia Zuntini, boh, nessuno la cita, ok? Non c'è nessuna filiera, nessuna documentazione, nessuna foto anteriore a luglio 82. Ecco l'esposto. Ci sono gli elementi per l'esposto, perché tutti insieme questi elementi vanno molto vicino al concetto di prova. Prova che il fascicolo Mele sia stato manipolato. Altra cosa, quindi, sempre Aufiero qui. Bene, Aufiero viene a dire che lui gli hanno detto, sempre così Aufiero fa, non è un metodo storico, ragazzi, non si può parlare di queste cose dicendo sono andato da chissà, mi hanno assicurato che, devono tirar fuori le carte. Chi fa ricerca storica come il sottoscritto non prende in considerazione nulla che non siano carte, poi da lì facciamo le ipotesi, però partiamo da carte, da fatti. Fatti, non pugnette, come diceva qualcuno a Zelig. Caro Aufiero, tu devi dire ai tuoi burattinai che non dicessero stronzate, ma che facessero vedere le carte, come la lettera del Galluzzo, la cazzata del Galluzzo che ti hanno messo in bocca, che quella era tutto meno che la lettera che avevano in mente, attenzione, non che esisteva, che avevano in mente, della Monica e Tricomi quando scrivono le loro comunicazioni scritte. È un'altra cazzata che ti hanno detto, porta fuori le carte, fai vedere che sia quella. Non esiste carte che provano che sia quella, le carte dicono il contrario, dicono che tutte e due parlano del duplice omicidio, della Monica di un duplice omicidio avvenuto prima del 74, ce n'è solo uno in provincia di Firenze, come dice la della Monica, Castelletti di Signa, mentre il Tricomi il 29 ottobre addirittura, 2 mesi dopo la della Monica, ti dice proprio qual è questo, l'omicidio, duplice omicidio Loccillo Bianco. Quindi le cagate che stai a dire che ti hanno messo in bocca, ti hanno messo in bocca sulla lettera del Galluzzo, sono cagate, capito? Mere cagate, che ancora una volta
frutto della volontà depistante non tua ma dei tuoi burattinai. Ok? Non è vero che è falso. Di ai tuoi burattinai che io li aspetto, si facciano vedere. Vengono a dirmi in faccia le cose. Andiamo in tribunale, mi querelino, no? Che fai? Si cagano sotto forse. Diglielo a questi ignoti. Io non so chi siano, sono ignoti. Non sei te, ma tu però li conosci, diglielo. Ha detto Palego che va aspetta, senza problemi. Ok? Poi parliamo, vediamo. Quindi l'altra cosa è una cagata. Altra cagata che ti hanno messo in bocca. L'appello al cittadino amico. Il cittadino amico è l'estensore della lettera anonima di Babbo. Un par di coglioni, Marchì, un par di balle. Tu chiamami pure Pallegoni, siamo d'accordo, chiamami come te pare. Però a te ti fa infrattare la testa di cazzate che ti dicono i tuoi amici depistatori. Vai a Firenze, dove vai? A Firenze, in procura, dove vai? Dovunque vai, vai da gente che ti incula, sta attento. Te lo mette nel di dietro, ti sfrutta, ti utilizza, usa la tua testa. Non hai studiato, siamo d'accordo, non sei, come dire, un plurilaureato, ma io non sono di quelli che dice che uno che non è laureato con 110 e lode, e ti parlo da laureato con 110 e lode, però non conta per l'intelligenza, lo sappiamo, Allora usala la testa, non ti fa infrasconare di cazzate. La lettera, le lettere di Babbo, a parte il delirio di una segnalazione anonima di questo tipo, ne hanno mai dato retta. Io, chi gli avesse dato retta è un coglione, glielo dici. Anche all'epoca. Ma come fai a credere a una cazzata del genere? Che il mostro colpisce nelle località, che dopo se le mette insieme con le iniziali formano la parola Babbo. Ma che cazzata è questa? Oh! Chi ci crede oggi a una roba del genere è un cazzone. Lo dice Carlo Palego. Venga a dire a me che è quello. Chiunque, non te, anche altri. Lo dico io, sei un cazzone. Chiunque dice una cosa del genere è un cazzone. I tuoi amici però non sono tanto cazzoni, secondo me, lo fanno apposta. Allora tu sai benissimo, o loro lo sanno, che le lettere del cittadino amico, scusa, le lettere del babbo, del segnalatore del babbo, sono, non c'è niente che faccia riferimento al cittadino amico, non sono firmate da cittadino amico, non sono, neanche menzionano un cittadino amico, niente. E lo sai quando è l'ultima che arriva? Perché non l'hai detto? L'ultima che arriva di Babbo è del febbraio 82. Allora, ragiona con la testa tua. Ma secondo te, il 20 luglio, che è la data dell'appello al cittadino amico, fanno un appello al cittadino amico? A questo, che sarebbe quello di Babbo, secondo quello che ti hanno detto i tuoi manovratori? Il 20 luglio lo vai a cercare. Quando il 20 luglio, lo sai che c'è sulla scrivania di Tricomi il fascicolo processuale con i reperti balistici ritrovati nel fascicolo esplosi dalla pistola del mostro, e quindi si sta aprendo la pista sarda, e tu vai a fare appello a Babbo, all'estensore del Babbo? Ma allora vuol dire che abbiamo a che fare con dei coglioni totali, Non credere a ste cazzate che ti dicono là, appositamente per gettare fumo negli occhi. L'appello al cittadino amico era evidentemente legato al piano per aprire la pista sarda, solo che non ce n'è stato bisogno di giocarlo, perché la procura ha abboccato subito, una volta ottenuti gli esiti della perizia balistica Spampinato. Ci ha abboccato subito. All'amo, capito? Ci ha abboccato e si è lanciata sulla pista sarda, purtroppo. I risultati che sappiamo, ok? E chi è andato ad arrestare? Uno dei due citati nel fascicolo, guarda caso, nel fascicolo Parretti, cioè Francesco Vinci. Anche quella è un'altra carta che si poteva giocare, ma non si è giocata. Per indirizzare, nel caso che si fosse avuto delle incertezze, indirizzavi sui presunti mostri colpevoli del delitto del 68, cioè i due fratelli Vinci. Tanto. L'indagine si è andata da sola, non appena acquisiti gli esiti della perizia balistica di Spampinato, che diceva che erano reperti esplosi della pistola del mostro, si è lanciato sulla pista. Chi è? Francesco Vinci.
perché eri venuta alla luce l'episodio della macchina, la denuncia, c'era qualche denuncia della moglie per maltrattamenti, insomma hanno cominciato da lui, uno dei due del fascicolo Parenti. Quindi che ci sia stato un piano per portare dentro l'indagine sul mostro il caso di Castelletti di Sinti, un caso già nel 68 ma per altri motivi, non pensando al mostro, ampiamente camuffato da chi? Dallo stesso che lo porta dentro nel 82, no? È lo stesso, ragazzi, è il caso del 68, è il caso che fu camuffato due volte, possiamo definire così, nel 68 da delitto d'onore commesso dal marito della vittima femminile, nell'82 da primo duplice delitto del mostro di Firenze. E chi è che lo camuffa? E chi è che fa questa operazione? Sempre lo stesso! Sono i fatti che ce lo dicono! È sempre lui! Nell'82 si chiama addirittura anche in causa, però è il perito balistico. E lì ti fa capire che c'è qualcuno sopra di loro, che dell'amico agisce su ordini. Di chi? Lo dico io di chi? Del colonnello Federico Mannucci viene in casa. E qui si apre il seguito della storia, che sarà oggetto dei miei prossimi video, che si titoleranno appunto Gli assassini delle coppie. Ok? Prima di fare questo, però, questo video fa solo il punto della situazione. Abbiamo visto dei video, non so se hanno finito, penso che ancora debbano andare avanti. Due video su vigilanti, fatti sul canale appunto dei cosiddetti mostri di Firenze. Mostri di Firenze, anche qui sostanzialmente si rileva questo, ok? Ok, sono video che danno una mole di dati, peraltro in gran parte già noti. Chi ha seguito video anche di vario tempo fa, di qualche anno fa, per esempio di Cappelletti, di Francesco Cappelletti, Flans Vinci, molte delle informazioni che hanno dato loro si trovano anche lì, non è che hanno detto tante cose nuove. E che hanno detto loro? Allora, loro, qual è l'errore che in generale non si deve fare per chi fa storia? E anche per chi fa indagini, ma in questo caso parliamo di storia. Loro escludono a priori la responsabilità e coinvolgimento di Giampiero Vigilanti, ok, ma sulla base di cazzate, di cose non pertinenti, sostanzialmente sulla base del fatto che lui non è un guerriero, come si diceva, non è un guerriero, come dire, Superman, non so cosa, un guerriero coraggiosissimo e feroce, il feroce Saladino. Ma che cazzo, ma che c'entra col mostro di Firenze? Che c'entra col mostro che lui non è vero che ha, che ne so, non ha picchiato, non ha fatto violenze familiari, ma solo reati minori, ha fatto solo dei ridicoli ricatti una volta tornato dall'Italia, non è vero che ha ammazzato gli arabi a Marsiglia, ma non so pertinenti queste robe qui. Ma perché? Il mostro, un serial killer, secondo voi è uno che ha 8.000 altri reati al di fuori dei suoi assassini? Io non sto sostenendo Vigilanti colpevole, ma sto dicendo che non lo puoi escludere sulla base delle argomentazioni che questi due signori hanno fatto sul loro canale. Non è un corretto modo di indagine. Non è questo che elimina la responsabilità. Loro potrebbero dire è stato però prosciolto dall'indagine. Ok, giudizialmente sì, ma non per lo storico invece ancora può essere interessante, perché è chiaro che un'indagine deve trovare prove a Vigilanti, il quale è stato indagato per la prima volta nel 2017, lascia stare che l'hanno perquisito, ma l'indagine su Vigilanti si è aperta nel 2017. Lo sai che dovevi fare nel 2017 per poter incastrare Vigilanti? Gli dovevi trovare a casa la pistola del mostro, gli dovevi trovare a casa o da qualche parte che provavi che era lui che ce l'avevi messi, che ce l'aveva messi, i feticci sotto formalina delle vittime del mostro, una roba del genere. Un'indagine che si apre a una quarantina d'anni, a trentina d'anni
e passa dall'ultimo duplice dell'ittide e del mostro, o trovi questo o ti attacchi, non provi niente. Era già scontato l'esito dell'indagine su vigilanti. Lo storico è diverso. Ma certo, io, che a me interessa la figura dei vigilanti, anche se non dico che è il mostro, ok? Non certo mi baso sulle cagate che ha detto Fiasconaro. Abbiate pazienza. Però, ovviamente, allora, non è vero che certo che non è un guerriero, il mostro non deve essere un guerriero. Certamente uno che ha dimestichezza con le armi. Non ce l'aveva vigilanti? È stato quasi 5 anni in legione straniera, in un teatro, in 2 teatri di guerra, fra l'altro. Loro sostengono uno, comunque, ma che fosse solo uno. Per me è stato anche in Algeria, ma comunque questo loro dicono di no, mettiamo, hanno ragione loro, solo in Vietnam, solo. Cioè, ma secondo te uno così non ha dimestichezza con l'uso delle armi? Non devi essere, ma avere dimestichezza con l'uso delle armi mica vuol dire che sei Superman, che sei il grande guerriero feroce. Sono argomentazioni del cazzo, ragazzi. Ha dimestichezza con le armi, è un estremista con simpatie neofasciste, è pure un mezzo deviato, questo non lo si può così archiviare come hanno fatto loro a cazzo, dicendo vabbè, ma sono piccole, chissà, forse avrà ammesso certe cose. Lui ha ammesso di essere, che è stato beccato a fare certe cose nei bagni pubblici maschili a Firenze. C'è tanto di denuncia, c'è tanto di atti ancora oggi disponibili, quindi è anche un soggetto particolare che nel 62-63, mi sembra, a un certo momento va con un lavoro di copertura. Questo però non ne parlo qui, lo accenno solo, sarà oggetto nei prossimi video. Va con un lavoro di copertura dove a Vaiano, la zona, il cuore, la zona dei campi paramilitari, che è la zona della Calvana, e Vaiano è il centro principale, e sulla linea Vaiano-Vernio sono stati fatti ben 2 attentati esplosivi, e c'è la testimonianza di Marco Affaticato, che loro non sanno manco chi cazzo è, ora devo andare a cercare, ma chiaramente per chi ha studiato certe cose, Marco Affaticato è interessante quello che dice. Non ne parlo ora, ne parleremo nei prossimi video. Posso solo dire che tutto quello che hanno detto questi due signori, non assolutamente per lo storico serio, diciamo, questi non ho capito che studi hanno fatto, beh, uno è, non credo che abbia manco fatto un cazzo, l'altro mi stupisce che, ma comunque sia, diciamo, per chi fa ricerca storica, queste argomentazioni questi due signori hanno propalato con grande soddisfazione sono cagate che non hanno nessun valore. Per lo storico invece la figura di vigilanti è una figura che rimane interessante. Non voglio dire che è il mostro di Firenze, certo, ma rimane interessante per una serie di motivi. Ne approfondiremo in maniera particolare, diciamo, nei miei prossimi video. È chiaro che rimane interessante soprattutto per chi cerca come me in un certo ambiente, ok? E poi è inutile che voi diciate nei commenti, vi ha fatto il commento lì questi due signori, tale Marco Tecce, che dice ma Palego e Angeli in fin dei conti, perché loro hanno detto delle cose, che hanno detto che nell'82 c'è stato l'intervento di carabinieri per depistare. Bravi, siete arrivati? Bravi, applauso. Comunque, mi fa piacere, almeno questo. A me non me ne frega un cazzo di essere primo, secondo, facciano loro, benissimo. Ma il tema è che poi loro, diciamo, al Tecce che commentava così, gli ha risposto, credo, quello di più basso livello dei due, ma noi qui, come dire, non crediamo che ci sia un'organizzazione Spectre dietro la vicenda del mostro, che abbia fatto tutto questa Spectre per motivi connessi alla strategia della tensione, perché quello aveva citato Palego, no? Allora ve lo ridico ancora una volta, questi due lo fanno per disonestà intellettuale, ma insomma chiunque dica questo
si, sono degli idioti. Chiunque dica questo è idiota, perché l'ho detto mille volte, l'ho ripetuto mille volte. Non è la mia, non c'è una spectre dietro i delitti delle coppie. I delitti delle coppie non hanno la finalità di strategia della tensione. È una cagata. Chi mi mette in bocca a me questo è o disonesto o è cretino. Scelga lui. Scegliete voi, quindi, voi due, scegliete che siete, ok? Poiché io dico che quello è l'ambiente dove ricercare il soggetto deviato o i soggetti deviati, autori, e vedremo questo, autori delle uccisioni delle coppie. È l'ambiente, non c'entra un cazzo la strategia della tensione e la Spectre, che è un'organizzazione da film che esiste, che era nei film di 007, insomma l'ha citata questo qui senza manco sapere, secondo me, che è, che non so se ha visto i film 007, non so se arriva a questo alto livello culturale, ma detta questa, quindi non è la mia tesi, mi spiace caro, ma quindi rispondo a te Marco Tecce, ti volevo fare commento ma mi hanno bannato dal canale, quindi va benissimo, non ci tengo un cazzo, guarda. Cioè, però caro Marco Tecce, non è la mia tesi. Tu hai detto non è la tesi di Aldo Angeli, certo non è la tesi di Aldo, la strategia della tensione, ma neanche la mia in quanto movente degli omicidi delle coppie, io ho alcune diversità certamente da Aldo Angeli, però anch'io non dico che gli omicidi delle coppie, e questo lo sa Aldo, io non dico che gli omicidi delle coppie siano stati fatti per finalità di terrorismo, di strategia della tensione. Falso. Chi dice questo dice una cagata, ok? Quindi quello che ti ha risposto, l'uno dei due che non lo so chi è, immagino, ti ha detto una stronzata, ok? Io, per me, non c'è la Spectre dietro gli omicidi delle coppie, ma anche definire Spectre, anche l'organizzazione che stava dietro la strategia della tensione, quindi non parlo più di mostro di Firenze, è una definizione data da uno che c'ha la quinta elementare, no? Cioè è una definizione che non ha alcun valore, ovviamente, è frutto della crassa ignoranza, ok? Quindi questi sono stati, come dire, i fatti più rilevanti. Sul vigilante io tornerò, ma con le mie argomentazioni, e come vedrete possono dire quello che gli pare sulla falsariga i due signori che hanno avviato, non c'entrano con le mie argomentazioni, zero, zero. Del perché invece vigilanti non va escluso dall'indagine e dalla ricerca storica, attualmente storica. Lo storico però, quando nella sua ricerca si imbatte in situazioni interessanti, e in documentazione sufficiente a configurare qualcosa che va molto vicino alla prova, allora è giusto, trattandosi di indagine non ancora chiusa, che faccia esposto. È il perché Valeria ed io abbiamo deciso di fare questo esposto, che però non è che dice il mostro di Firenze Tizio Caio, si riguarda un episodio specifico, secondo noi peraltro decisivo per la comprensione della vicenda del mostro, che è appunto la sequenza di eventi dell'estate 82 e il depistaggio che fu messo in essere da alcuni, da quelli che sapevano già che cosa si sarebbe trovato nel fascicolo del processo Mele e che per questo motivo ci hanno spinto i magistrati, in particolare interloquendo col giudice istruttore Tricomi. Qui, siccome abbiamo degli elementi molto forti, abbiamo fatto l'esposto. In generale qua si fa ricerca storica, ok? Il vigilante io non lo faccio l'esposto, non ho elementi tali da poter dire era il mostro, no? Quindi i difensori assoluti, no? Che veramente plaudono al lavoro dei mostri di Firenze, quali tra l'altro due persone che stimo molto, quali Nonno Giampi, a volte anche Samuele Burlamacchi, persone che io stimo, ora non so se sono questi veri nomi o i nickname, Nonno Giampi è chiaramente un nickname, Samuele Burlamacchi lo conosco così, poi non so se si chiami diversamente, no? E qui diciamo molto spesso non so perché ci si può far chiamare con nomi diversi,
vedi per esempio uno dei due mostri di silenzio. Forse ci si crede di essere degli agenti segreti, che ne so, boh, vabbè. Quello che dico io è che io non è che accuso a questi strenui difensori del vigilante, non è che dico che il vigilante è un mostro di Firenze, però non lo si può escludere dalla ricerca storica, no? E non certo sulla base degli argomenti ridicoli che hanno esposto i due mostri nei video 1 e 2 su vigilanti. Vediamo il terzo, ma non credo che assolutamente non stanno cogliendo il punto, no? Quindi va bene, diciamo vigilanti, non è vero che è stato 10 anni lì legione, ma solo 5 o quasi 5. Non è vero che era così feroce, non è vero che era così coraggioso. Qui si tratta di ammazzare delle coppie, non è come andare nella giungla del Vietnam. Mostri di Firenze, svegliatevi dal vostro letargo mentale, svegliatevi, non dite cazzate. Sono altri i fatti di interesse che fanno permanere vigilanti quale figura da approfondire nell'ambito di questa vicenda. Lo stesse sue dichiarazioni, guardate che questo qui è una chiara segna di un fatto, le sue dichiarazioni che mescolano verità, bugie clamorose, no? Dice a volte fatti sconvolgenti che poi tu vai a vedere e non sono confermate da documenti, eh? Ma questa è una tecnica tipica del depistaggio, se voi conosceste qualcosa di questa materia. Non è che il depistaggio, voi pensate che depista è di una balla semplicemente e di guarda c'è un asino che vola, non è così, lo devi saper fare. Vigilanti si vede che un qualche addestramento ce l'ha avuto. C'è da approfondire se vigilanti fosse stato parte o no di un certo ambiente. È quello che io farò nei miei prossimi video, fra le altre cose, ok? Penso di aver detto tutto, quindi questo è il punto della situazione che volevo fare con voi che mi seguite, e i prossimi video ora passano oltre. Abbiamo lavorato molto sull'82, perché l'82 è la chiave che porta fuori dal labirinto, è la chiave che ci dà una strada razionale per arrivare al mostro. Addirittura abbiamo fatto, non solo ve l'abbiamo illustrato varie volte, non solo abbiamo discusso con voi da quasi un anno di questi fatti dell'82, e ne ho discusso non solo in questo canale, ma in convegni, in altri canali quando sono stato ospite, ne ho discusso con persone anche note che hanno avuto un ruolo nella vicenda, ok? E alla fine tutto ciò è confluito, come è giusto che sia, in un esposto. Quindi su questo ci siamo stati parecchio. Ma ragazzi, è da mezzo secolo che siamo appresso al mostro, Anche se perdiamo su un tema così decisivo un anno o anche di più, non è un dramma. È da mezzo secolo che siamo appresso alla vicenda del mostro. Va bene? Ora, gli ultimi video saranno proprio col titolo Gli assassini delle coppie. Gli assassini delle coppie. Laddove bisognerà vedere appunto il discorso del killer unico o del killer team. E se killer team fosse, in che maniera? Qual è il concetto di killer team? E qual è il concetto di gruppo? Che peraltro abbiamo già detto. Un concetto compatibile anche con la figura del killer solitario, laddove il killer solitario sia coperto, informato, o entrambe le cose. Quindi riprenderemo una serie di temi per andare poi a dire chi ha ucciso le coppie, finalmente. Diremo chi ha ucciso le coppie, ok? Però dovevo arrivarci con tutta questa argomentazione dietro. Questa conoscenza non c'era un paio d'anni fa, non c'era. Oggi comincia a essere diffusa, persino lor signori mostri di Firenze ammettono che è stato un depistaggio quello dell'82, ok? Ragazzi, a presto, lunedì o martedì mando l'esposto.
poi mi libero da tutta una serie di impegni. Sono stato molto impegnato sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista anche di un altro lavoro all'atere, perché diciamo ho un contratto con una università italiana per tenere una serie di lezioni, seminari, non sul mostro, ovviamente, ma sulla mia materia. Quindi sostanzialmente ho dovuto preparare queste lezioni, preparare gli esami parallelamente al lavoro, quindi diciamo così che questo mi ha impegnato parecchio e un po' ho sacrificato l'indagine sul mostro, però ho lavorato anche sull'esposto, sono stato ospite al convegno di Angelo, ospite anche nel canale di Angelo, quindi non sono stato fermo anche dal punto di vista del mostro, però sul mio canale l'ho un po' trascurato, però con calma ragazzi, con calma, ripeto, è 50 anni che siamo appresso al mostro, non andiamo di fretta, ci arriviamo, ora ci siamo arrivati, in qualche video arriveremo ai nomi degli assassini, ok? Nel frattempo vi saluto tutti, vi abbraccio, ci vediamo molto presto, ciao a tutti.